Grazie al BIM di Teramo è partita una raccolta fondi per il progetto Viva Prendersi Cura per migliorare le cure, che permetterà l'acquisto presso la UOC di Oncologia dell'Ospedale Mazzini di Teramo dell'innovativo laser CO2 per contrastare l'atrofia vaginale e migliorare la qualità di vita delle pazienti. È solo un punto di partenza, come sottolineato, ma che apre ad altri entri la possibilità di contribuire per migliorare così la qualità di cura e il percorso delle pazienti con tumore all'ovaio o alla mammella. Una malattia che sempre più colpisce le donne, una malattia, come possiamo dire, che compromette anche la parte psicofisica della salute della donna, e quindi questo strumento interviene appunto per migliorarne la qualità di vita. L'associazione Viva Ollus la ringraziamo per quello, la dottoressa autore, per quello che ha messo in campo, ma ringraziamo soprattutto il BIM di Teramo, è stato propulsore e motore di partenza di questa raccolta fondi. È importante, come dicevo, che si cominci ad avere una condizione di solidarietà nella gestione della sanità, perché certo ci sono le strutture sanitarie, la direzione che mette in campo tutte le azioni necessarie, ma quando si sente vicino la cittadinanza, quando si sente vicino alle istituzioni, diventa tutta un'altra cosa ed è molto più bello lavorare e impegnarsi per dare la salute al meglio del territorio. Importante anche il percorso che è stato avviato non solo a livello sanitario ma anche a livello laboratoriale all'ospedale Mazzini. Sì, diciamo che c'è una crescita complessiva di tutto il sistema azienda ASL di Teramo. Noi insieme alla dottoressa Chiatamone abbiamo messo in campo tutta una profilazione genica per l'individuazione di famiglie a rischio del tumore della mammella e dell'ovaio. Quindi diciamo che questo è, dal punto di vista della ricerca, un po' il nostro fiore all'occhiello di questo momento, oltre ad aver messo in campo anche tutta una serie di analisi di farmacogenomica per cercare di capire in anticipo se i pazienti avranno tossicità da chemioterapia. Quindi è un insieme di attività, ma nel prendersi cura in maniera così raffinata c'è anche prendersi cura della qualità di vita dei pazienti, e questo è il nostro obiettivo. Un percorso che inizia, possiamo dire, dal BIM, ma che si spera possa essere allargato anche a tanti enti e a tante associazioni del territorio. Sì, noi come ente abbiamo dato un piccolo contributo, ma questo è l'inizio di una sensibilizzazione per privati ed enti pubblici che vogliono contribuire all'acquisto di questo macchinario. Per cui il consorzio BIM è dalla parte dei cittadini, come le tante azioni che abbiamo fatto durante il corso dell'anno, e vogliamo andare a proseguire anche nel 2024 con l'auspicio di essere più fattivi e più collaborativi rispetto alle esigenze del territorio.